programma partecipazione realizzato da UNHCR e insieme ad Intersos, che promuove il protagonismo e l'empowerment dei rifugiati. Perché l'ho citato? Non è un programma che direttamente promuove l'inserimento lavorativo, ma sviluppa il capitale sociale e relazionale dei rifugiati. Lo abbiamo già detto, i legami, le relazioni, i rapporti sono fondamentali anche per l'inserimento lavorativo delle persone rifugiate nel nostro paese. Il secondo esempio è rappresentato da quelle partnership che puntano alla formazione e al job placement. Power Coders e Be My Job sono appunto due esempi in due settori molto diversi di quella che viene definita comunemente partnership multi-stakeholder o corporate partnership. Cioè il primo riguarda Power Coders, lo sappiamo, il settore informatico, il secondo, Be My Job, è un progetto nell'apicoltura e nell'agricoltura. Che cosa accomuna questi due progetti molto diversi, che poi potrete eventualmente approfondire? In entrambi i casi si tratta di progetti che coinvolgono fondazioni corporate, fondazioni bancarie, aziende, anche un gruppo vasto di aziende che inseriscono i rifugiati, una rete ampia della società civile e delle istituzioni che accompagnano il percorso. L'esempio di Power Coders è evidente, c'è il patrocinio, c'è la collaborazione del Comune di Milano che serve a rafforzare la rete di stakeholder e di soggetti che partecipano all'iniziativa. Possiamo definire queste partnership come degli esempi innovativi di welfare generativo, cioè dove le persone non sono semplicemente beneficiarie o destinatarie di un intervento, ma diventano soggetti attivi. Ed è anche il tentativo di Power Coders di coinvolgere quelli che sono stati i fruitori della formazione nello sviluppo del programma nei prossimi anni. Vengo con questo esempio alla centralità del sistema di accoglienza. Abbiamo visto che il sistema di accoglienza comunque garantisce a un terzo dei rifugiati presenti in Italia una serie di servizi. Il primo è una casa, un tetto sopra la loro testa appena sono arrivati, ma i centri di accoglienza giocano anche un ruolo importantissimo perché non devono essere semplicemente un luogo di protezione per i rifugiati, ma sempre di più un tempo in cui la persona accolta possa sperimentarsi nel mondo del lavoro. Con Fondazione Adecco per le pari opportunità, voglio citare anche questa esperienza, l'UNHCR sta lavorando insieme al servizio centrale, che è l'ufficio che gestisce il sistema di accoglienza e integrazione in Italia, un progetto che va a sviluppare le competenze legate all'orientamento, all'accompagnamento al lavoro degli operatori del sistema di accoglienza. Tenete conto che nel sistema di accoglienza e integrazione italiano, quello diciamo di secondo livello, ci vivono circa 30.000 rifugiati, capite che investire sul tempo, che può anche essere di diversi mesi, di diversi anni, che la persona trascorre nel sistema di accoglienza per sviluppare le sue capacità di arrivare e entrare nel mercato del lavoro, è sicuramente molto cruciale. Per quanto riguarda le aziende, torno ad un progetto molto importante, il progetto Welcome, e lo lego insieme alla guida alle imprese per l'inserimento lavorativo dei rifugiati. Dal 2017 l'UNHCR assegna un riconoscimento alle aziende che in Italia favoriscono l'inserimento dei lavoratori rifugiati, si chiama Welcome. Partner sono Confindustria, il Sole 24 Ore, Global Compact Italia, il Ministero per il Lavoro, e il cerchio si è chiuso, diciamo, nell'ultima edizione perché è stata aggiunta anche una categoria del premio che si chiama We Welcome, che viene assegnato a tutte quelle realtà del terzo settore, ma anche, per esempio, il Comune di Milano, voglio nuovamente citarlo, che sono state premiate per favorire, diciamo, per svolgere una funzione essenziale di accompagnamento dei rifugiati alle aziende. Per quanto riguarda l'informazione, che abbiamo visto, può essere fondamentale proprio per attenuare quei pregiudizi, che citavo prima, come UNHCR abbiamo curato insieme all'IRES Piemonte e a Tent Partnership, una, coalizione, un network di grandissime aziende a livello globale, una guida alle imprese per l'inserimento lavorativo dei rifugiati, proprio appunto con lo scopo di coinvolgere le imprese nella coprogettazione di percorsi che siano funzionali alla,
all'integrazione dei rifugiati non solo sul piano lavorativo, ma anche sul piano relazionale e sociale in Italia. Concludo la mia presentazione con una frase di Filippo Grandi, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati: aiutare i rifugiati a ricostruire le loro vite è un impegno che riguarda tutti, lavorando insieme in modo che possano realizzare, possano ottenere ciò che la maggior parte di noi dà per scontato: l'istruzione, un posto dove vivere, un lavoro, essere parte di una comunità. L'impatto è grandissimo, non solo per le persone rifugiate, ma anche per le comunità che le accolgono. Grazie ancora a tutti, grazie a TQ e Power Coders per questa possibilità di contribuire con questo mio intervento, e lascio nuovamente la parola a Laura. Grazie, grazie Laura, grazie Massimo che in effetti anche vedendo questa tua presentazione ho acquisito qualche informazione in più rispetto al mondo con il quale sono collegato nel ruolo che ricopro. Io appunto sono Gregorio Caporale, sono un imprenditore nell'ambito digital, vivo a Torino e nello specifico sono l'industry lead di Power Coders. Power Coders prevede questa figura che fa da tramite tra gli studenti del corso e le aziende per l'inserimento lavorativo. Quindi nello specifico mi occupo di inserire ragazzi all'interno delle nostre aziende, del nostro tessuto lavorativo. Power Coders è un progetto che è nato in Svizzera dall'idea di Chris Hirsing, che è un altro imprenditore svizzero. Cito un attimo le sue parole. Lui dice che l'integrazione non è solo insegnare a programmare ai nostri studenti, e far sì che i nostri studenti trovino il lavoro e siano liberi di costruire il proprio futuro. Un po' ci ricolleghiamo a quello che diceva prima Massimo, no? Questo per noi è un punto molto importante perché in Italia il progetto ha preso vita grazie al supporto della Fondazione di Reale, quindi la Reale Foundation, grazie alla Fondazione Italiana Accenture, con il sostegno. Abbiamo il partner tecnico che è Lenovo, grazie all'utilizzo dei loro computer, e poi la collaborazione preziosissima di UNHCR, e in questa batch in corso che stiamo facendo a Milano, anche del comune di Milano, anche per legarci molto di più al territorio. E dopo solo un anno dall'inizio delle attività di Power Coders in Italia, siamo entrati a far parte del Manifesto della Repubblica Digitale. Per noi è un motivo di forte orgoglio, perché è l'iniziativa strategica nazionale del Dipartimento della Trasformazione Digitale, che è legata appunto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha come obiettivo quello dell'inclusione e dell'educazione digitale. E a seguito di questo abbiamo iniziato anche a esplorare il mondo degli open badge per certificare la formazione dei nostri studenti ed è da qui che siamo entrati in contatto con TQ, in particolare abbiamo iniziato a parlare con Laura per trovare una soluzione. Poi io sono appassionato, ovviamente sono un innovatore, e il fatto che questa cosa sia legata al mondo della blockchain per me è molto molto interessante. Ma questo ve lo racconterà meglio Laura dopo. Cos'è nello specifico Power Coders? Power Coders è un progetto che va incontro a due esigenze che abbiamo non solo nel nostro paese, e che sono due sfide, da una parte la digitalizzazione del paese e dall'altra l'inclusione dei rifugiati nel mondo lavorativo italiano. E sono due sfide che come imprenditore amo particolarmente perché mi sono sempre occupato di trasformazione digitale per conto dei miei clienti, per conto dei progetti che vado a seguire, anche di innovazione, ma anche di valorizzare i talenti, no? E io penso a me stesso, quando sono entrato nel mondo del lavoro, ho trovato delle persone che in qualche modo mi hanno supportato nel crescere, nell'essere inserito e nel fare le progressioni che poi nel tempo sono riuscito a fare. Questo è un po' quello che cerco di portare all'interno del progetto Power Coders. Dal punto di vista pratico, Coders è un corso di coding che è organizzato come un bootcamp, cioè impegna i nostri studenti full time per 3 mesi, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Quindi è un corso particolarmente intensivo, non è per tutti, ed è da qui che ovviamente iniziamo con una preselezione. E in questi 3 mesi noi facciamo crescere quelle che sono le competenze dei nostri studenti in modo tale da creare la giusta opportunità
per l'inserimento lavorativo. Gli studenti, oltre al coding, noi nel coding partiamo prevalentemente da tutto ciò che riguarda il front-end, quindi la costruzione delle interfacce dei software che si vanno a utilizzare, e quindi studiano HTML, CSS, JavaScript, e poi da lì in poi proseguono. Dicevo, gli studenti hanno delle sessioni anche all'interno del percorso per le competenze trasversali, quindi tutto quello che noi classifichiamo come soft skills, in modo tale da facilitare l'integrazione all'interno dell'azienda, all'interno dei team dove andranno a lavorare. E all'interno di questa parte qua vedranno anche le metodologie, no, che vengono adottate all'interno dei team per capire anche bene le logiche organizzative all'interno dell'azienda, come si gestiscono i progetti, i tool, che sono gli stessi che stiamo utilizzando noi all'interno del nostro percorso lavorativo, in modo tale che abbiano già questo training, no? Un po' come se fosse un training on the job. E il corso è interamente in inglese per facilitare la partecipazione di tutti e anche per cercare di omogenizzare un po' la formazione. In ogni caso abbiamo delle sessioni in italiano, ovviamente per facilitare anche questo passaggio, no? Da una lingua più internazionale a quella che poi è la lingua del paese in cui sono. A metà percorso organizziamo il Career Day, io nello specifico sono capo di questa parte, per far conoscere una sorta di speed dating i nostri studenti a tutte le aziende che partecipano alla selezione. Poi in realtà quest'anno non stiamo facendo il Career Day per ovvi motivi, quindi abbiamo iniziato direttamente a organizzare i colloqui. Una volta creato il giusto match tra lo studente e l'azienda, quello che facciamo è ci facciamo indicare dall'azienda quali sono le competenze specifiche che vuole far acquisire lo studente, in modo tale che nella fase finale della formazione lo studente sia focalizzato soltanto sugli stack o i frameworks che ci dice e ci indica l'azienda. Abbiamo anche dei volontari che ci supportano durante la formazione, sono degli IT trainer che danno una mano ai nostri teacher nel seguire gli studenti in tutta la fase di esercitazione. E poi per l'inserimento lavorativo abbiamo dei job coach, che sono delle persone con lunga esperienza lavorativa che siano un po' di supporto allo studente che viene inserito con il tirocinio per sapere se con un paio di incontri a settimana nella fase iniziale, poi man mano ovviamente andando a diluire, per vedere se l'inserimento sta avvenendo in modo corretto, se ci sono problemi, insomma, per prevenire eventuali problematiche. La nostra missione, come dicevo in parte prima, è l'integrazione nel nostro tessuto sociale, dall'altro colmare anche questa forte esigenza di sviluppatori software che abbiamo. Io come imprenditore ne sono, insomma, particolarmente consapevole perché comunque trovare i giusti talenti per le nostre aziende non è molto facile. Posizioni di lavoro vacanti nell'Unione Europea sul 2020 si calcolavano superiori ai 750.000 posti di lavoro nel settore ICT aperte. Quindi è una forte esigenza che abbiamo dal punto di vista proprio della nostra industry. E in questo, oltre al supporto appunto di UNHCR e anche grazie a UNHCR abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto sul territorio con diverse realtà che ci hanno aiutato a trovare i talenti da inserire nel nostro percorso formativo. E in questo ci hanno dato supporto anche le agenzie del lavoro che ci sono sul territorio per supportare le aziende in tutta la parte burocratica dell'inserimento. Al momento abbiamo lavorato in quattro città a livello internazionale, siamo partiti dalla Svizzera, quindi Zurigo e Losanna, poi abbiamo fatto il pilota a Torino nel 2020. Che è stato un po' spezzato in due per via del lockdown, nel senso che abbiamo cominciato in maniera frontale la formazione e per poi passare in modalità remota all'improvviso, insomma, colti dalla pandemia dell'anno scorso come tutti noi. Però nonostante tutte le difficoltà del lockdown, non solo per la parte organizzativa che siamo riusciti a recuperare abbastanza in fretta, ma anche per i nostri studenti, comunque, insomma, passare di punto in bianco a seguire una formazione in remoto non è stato facilissimo per tutto. Abbiamo diverse storie di successo,
no? E soprattutto storie di integrazione. Ve ne racconto due perché sono particolarmente belle e a cui sono, una sono fortemente legato. La prima è un ragazzo che, prima cito quello che diceva Massimo Ognone poc'anzi, faceva rider per Glovo, poi adesso dopo Power Coders ha fatto il suo percorso di tirocinio, adesso ha un contratto di lavoro, i suoi colleghi lo hanno aiutato nel trasloco, diciamo abbastanza semplice perché non aveva tantissimi oggetti da portarsi dietro, e vive in un appartamento da solo, spesso insomma, gli capita di uscire anche con i suoi colleghi recentemente mi sono incontrato in una piccola fascia di zona gialla torinese prima di Natale, una domenica prima di pranzo con il direttore tecnico di una startup torinese per bere una birra e al tavolo con noi c'era uno degli studenti di Power Coders che lavora in questa startup ed era lì con noi insomma a chiacchierare e a sosteggiare una birra prima del pranzo. E l'altro è un altro studente che è stato invitato dai suoi colleghi alla cena di Natale e portando un piatto tipico del suo paese. Questa cosa qua, secondo me, sono un po' simboliche, no? Un po' del processo che abbiamo attivato, partendo dalla formazione, che va a includere anche tutta la parte di percorso di inclusione, di confronto anche con altre culture all'interno della stessa classe di Power Coders, perché abbiamo persone che arrivano da territori molto differenti. Io ricordo un momento all'inizio dell'anno scorso dove abbiamo fatto presentare i ragazzi in maniera vicendevole, nel senso che lo studente A presentava lo studente B dopo che si erano confrontati, e alcuni sono arrivati con le mappe disegnate a mano dei territori dell'area dove erano cresciuti, perché ovviamente non tutti conoscevano il paese dell'altro, no? E quindi se li erano raccontati vicendevolmente. Questo anche, a mio parere, uno spunto interessante. Al momento siamo impegnati nella batch milanese di Power Coders, siamo a metà percorso, io sono nel pieno della mia attività, insomma, di coinvolgere le aziende, organizzare i primi colloqui con tutta l'emozione che coinvolge i nostri studenti. Ovviamente siamo forti dell'esperienza dell'anno scorso, dei percorsi di successo che abbiamo avuto ancora siamo in attesa della conferma di due studenti che sono in tirocinio, tutti gli altri sono stati convertiti con un contratto di lavoro, quindi per noi è stato veramente un grande successo, nonostante le difficoltà dell'anno 2020, come sappiamo tutti. E quest'anno abbiamo organizzato tutta la formazione in remoto, grazie al supporto insomma, dei nostri founder e anche di tutti coloro che collaborano con noi. Ad esempio, Accenture ci ha messo a disposizione la piattaforma di e-learning. E usiamo un sistema di videochiamate dove organizziamo per classe, suddividiamo a gruppi i nostri studenti. C'è un forte entusiasmo e un impegno incredibile, devo dire la verità. E spesso si fermano anche dopo le ore di lezione a continuare a lavorare assieme. Questo per me, come imprenditore, è sempre un buon indice, no? Di voglia di apprendere, di voglia di innovare e di studiare. E anche perché è un ambito dove non si finisce mai di studiare sostanzialmente. Nell'ambito dello sviluppo software. Proprio in questi giorni, dicevo, stiamo iniziando a organizzare i colloqui, gli incontri con le aziende per poi, insomma, proseguire la parte di formazione e poi l'inserimento lavorativo. Dal punto di vista generale, finora Power Coders tra Svizzera e Italia abbiamo formato 200 studenti, più del 60%. La maggior parte hanno avuto la possibilità di fare un percorso con un tirocinio, più del 60% hanno avuto la conversione a un contratto di lavoro e l'età dei nostri studenti è molto molto varia. Andiamo dai 19 anni ai 39, ma questo non ha creato nessun tipo di difficoltà nell'inserimento lavorativo e neanche nelle relazioni all'interno dell'azienda con supporto reciproco e con colleghi e quant'altro. È un po', insomma, tutto il nostro mondo, ecco. Lascio la parola a Grazie Gregorio per la bellissima presentazione, molto sentita, e per le due bellissime storie di questi ragazzi che sono sinonimo del successo di quello che sta facendo Power Coders. La domanda oggi che ci poniamo è
il fondamentale scopo della collaborazione con Power Coders è rispondere alla domanda di come incorporare equità e meritocrazia nel processo di recruiting, in particolare nel riconoscere i talenti del nuovo arrivato, del rifugiato, colui che ha una storia, ma questa storia non è verificabile, non è reputata attendibile, perché di fatto non dispone di prove. E le aziende, sappiamo, assumono skills, e le skills sono il risultato di storie, di molteplici occasioni di apprendimento, di esperienza, e collettivamente fanno dell'individuo la risorsa adatta ad una certa missione. E la tecnologia blockchain può aiutare anche in questo, e vedremo come. Adesso vorrei intanto presentarvi velocemente che cos'è blockchain, perché comprenderne le basi è piuttosto essenziale per valutare l'impatto che può avere e le implicazioni. Come suggerisce il termine, la blockchain è una catena di blocchi che contengono delle informazioni e dei dati. Elemento essenziale della blockchain è che i dati inseriti in ogni blocco sono non modificabili, si dicono immutabili, infatti. Una blockchain funziona come un database distribuito e condiviso fra milioni di computer e di membri del network. Diverse persone o gruppi di persone in tutto il mondo condividono una stessa versione che è sincronizzata ed è costantemente aggiornata. Essenziale capire che in ogni blocco della blockchain ci sono tre elementi: i dati, ad esempio nelle criptovalute si memorizzano i dettagli della transazione, un hash è riferito a un termine che si riferisce ad una formula, ad un algoritmo che calcola da un set di informazioni una stringa alfanumerica che viene appunto poi pubblicata su blockchain. E poi, come terzo elemento, è l'hash del blocco precedente. Questo è ciò che crea la catena di blocchi o blockchain. Ogni blocco contiene l'hash del blocco precedente, e il blocco successivo utilizza l'hash del blocco corrente. Da dove deriva la sicurezza di blockchain? Dunque, il primo elemento da segnalare è che chiunque può aderire ad una blockchain, almeno se parliamo delle blockchain permissionless, e chiunque può quindi ottenere una copia della blockchain stessa e contribuire al suo mantenimento. Questo rende il sistema sicuro, perché estremamente l'informazione è diffusa ovunque. Per evitare manomissioni, ogni nodo, cioè nodo è un dispositivo che contiene una copia della blockchain, verifica il blocco, e questo crea un consenso tra i nodi della rete che competono nella soluzione di un problema matematico da cui dipende l'aggiunta del blocco in questione e anche il premio ai miners, così si dicono i nodi che competono a calcolare e ricalcolare la veracità dell'informazione. Il controllo decentralizzato è la caratteristica fondamentale della tecnologia blockchain. Nessuna singola persona ha il controllo sull'intera rete. Quindi i membri della rete condividono il controllo sull'infrastruttura, e anche se non si conoscono possono avere anche degli interessi diversi, ma sono tutti ugualmente coinvolti nel network. Questo è un po' il concetto di shared authority di una blockchain. Questo punto è differente quando parliamo di blockchain permissioned, dove un numero limitato di stakeholders determina in sostanza le regole del gioco, ed è perciò che... Quali sono le caratteristiche essenziali di una credenziale verificabile su blockchain? Diversi standard si stanno affermando. Al di là dei tecnicismi, ci sono elementi che contraddistinguono in maniera piuttosto unitaria le caratteristiche chiave di una credenziale blockchain, e quelle caratteristiche che in sostanza permettono di dire che la credenziale privacy preserving, quindi i dati del proprietario non potranno essere rivenduti o usati in maniera impropria, sono sicuro, ovvero non permettono manomissione, e sono interoperabili, quindi permettono oggi e domani a chiunque o al titolare di farne uso ovunque esso si trovi. Le caratteristiche sono
divulgazione selettiva, quindi il titolare della credenziale è in grado di verificare in minima parte una sezione particolare della credenziale, la paternità è verificabile, quindi i verificatori della credenziale possono convalidare chi sono l'emittente e il titolare della credenziale, sono resistenti a manomissione, quindi i verificatori delle credenziali possono rilevare se la credenziale è stata alterata, proteggono l'anonimato, quindi il titolare della credenziale è in grado di mantenere proprio anonimato presentando una credenziale verificabile, salvo che appunto non lo voglia fare, tracciabili nel percorso della coordinata. L'emittente delle credenziali in sostanza non è in grado di tracciare come e dove vengono presentate le credenziali e non sono correlabili, quindi una credenziale non può essere correlata da valori diversi dalle attestazioni della credenziale stessa, quindi i verificatori delle credenziali non sono in grado di monitorare se una specifica credenziale è stata presentata più volte ad uno stesso verificatore. D'altro canto possono osservare i macro trend, che sono informazioni estremamente importanti, quindi non so, nell'ambito educativo l'istituto di learning potrebbe tracciare quante volte una determinata skill o un determinato corso è stato cercato dal mondo del lavoro, e quindi questa informazione può dare può dire che investire nel learning su una certa skill è più importante che non su un'altra. Un programma umanitario che notoriamente costa potrebbe tracciare l'impatto del percorso stesso e quindi giustificare la spesa che sostenuta. Quindi i sistemi che aderiscono a questi principi fondamentali, i sistemi blockchain che aderiscono a questi principi, possono utilizzare anche diversi gradi di sicurezza e apertura in termini di blockchain. Le cosiddette permissioned blockchain, per intenderci, hanno una governance che è più controllabile da pochi attori. Sono probabilmente più indicate per realtà corporate oppure per la supply chain, mentre per i progetti che scelgono, che hanno necessità di un accesso più universale alla verifica in questo caso le permissionless blockchain sono più indicate. I flussi, come vedete, sono due in sostanza. L'emittente crea ed emette la credenziale e trasmette al legittimo proprietario. Il ricevente la condivide con il verificatore, quindi in sostanza con l'ente che cui desidera trasmettere l'informazione, e il verificatore, quindi colui che desidera verificare la veracità e l'integrità di un'informazione, può con un click andare su blockchain direttamente e verificare quell'informazione, pur rimanendo la fiducia nell'emittente, sapendo che l'emittente non può che essere quello indicato sulla credenziale. Ovviamente la credenziale che è sicurizzata su blockchain come tale non può essere modificata, garantisce che l'informazione è esattamente quella che è stata emessa nella fase di creazione. Ora, nei modelli operativi di oggi la piattaforma agisce in sostanza da tramite o da facilitatore fra emittente di credenziale e la blockchain, mentre il rapporto fra il verificatore è disgiunto da chi emette e non necessita in sostanza terze parti per la verifica. Oggi i sistemi per verificare una credenziale, ci sono dei processi, ci sono delle aziende
che forniscono questo servizio, che chiaramente hanno un costo. Rispetto al passato, il sistema garantisce dei livelli di sicurezza molto più elevati, garantisce l'immediatezza e l'indipendenza dell'operazione di verifica e chiaramente dà elevati livelli di sicurezza. D'altro canto, a seconda di come la piattaforma e la governance di essa sono disegnate, questo modello comunque in qualche modo vede l'intermediazione di una piattaforma, no? Quindi è la piattaforma che sostituisce i modelli conosciuti in passato di intermediazione. Il modello TQ, voilà. Eccoci qua. TQ ha disegnato un sistema che è standalone, quindi esula dalla piattaforma, esula dal possesso di un wallet, che è il modello che abbiamo visto in precedenza, e invece è un software scaricabile come un tanto quanto una licenza Microsoft, tanto per intenderci, che consente il dialogo diretto fra emittente del certificato, della credenziale e la blockchain stessa. Il sistema salta in sostanza l'intermediazione e consegna tutto il processo di creazione e di emissione all'issuer, quindi all'entità che emette il certificato stesso. Funzioni estremamente importanti. Ma non è tutto. Quindi TQ nasce in particolare con l'obiettivo di consentire all'individuo di continuare ad accrescere la propria credibilità e di condividerla con chi vuole in ogni momento per accedere a delle opportunità, per accedere in maniera meritocratica a delle occasioni che possono essere di business, di learning, di qualunque cosa. Siamo nati con in mente l'ecosistema, in particolare con il concetto di trustless ecosystems, quindi nel linguaggio blockchain trustlessness è il termine che identifica un contesto nel quale la fiducia in realtà non è neanche necessaria, perché il sistema sottostante di per sé consente ai membri dell'ecosistema di avere fiducia, di credere che l'informazione è vera ed è irrefutabile. Vediamo un enorme potenziale negli ecosistemi. Perché? Perché molteplici attori che girano intorno all'ecosistema possono contribuire ad accrescere la credibilità gli uni degli altri. Con questo concept abbiamo disegnato Certif in maniera che decentralizzi l'issuance, ma centralizzi l'accreditamento degli issuer. Il modello in sostanza consente di emettere credenziali di skills e di micro skills che beneficiano della validazione di una rete di aziende, che quindi creano maggiore trust perché sicure e validate da molteplici attori e danno granularità all'informazione, rende attendibile ogni singolo successo, in particolare in questo caso parliamo del rifugiato. L'individuo può costruirsi una storia verificabile ovunque egli sia. Nel mondo power coders, coloro che organizzano i programmi possono leggere dei macro trend che sono importanti per fornire indicazioni sul futuro e su come i programmi aderiscono al mercato del lavoro. Non deve essere vista come un concorrente a progetti come Europass piuttosto che ad altri collettori di informazioni professionali, ma deve essere letta come un valore aggiunto che dà granularità e verificabilità all'informazione senza confini e soprattutto senza rischi per i dati dell'individuo stesso.